Sindaco, con l'avvio della stagione estiva, ecco, quali sono i provvedimenti che prenderemo per quanto riguarda le autorizzazioni di lidi e quant'altro, oltre alla capitaneria di porto, perché alcune sono delle competenze della capitaneria di porto. Ecco. Per quanto di nostra competenza, noi già ci siamo attivati da un po' di tempo per garantire delle spiagge, dei lungomari puliti, fruibili e decorosi, pronti appunto ad ospitare una stagione all'altezza della Costa Viola, all'altezza di Palmi. E ovviamente l'apertura dei lidi, la riapertura delle attività non può dipendere solo da noi. La recente ordinanza della Presidente Santelli, come dire, autorizza la manutenzione, l'attrezzatura, l'allestimento. Attendiamo di capire se e quando ci sarà consentito frequentare i nostri litorali. Ecco, tante attività commerciali si dice che chiuderanno, non solo a Palmi, oggi siamo a Palmi, ecco, cosa vogliamo dire? Vanno aiutate queste aziende? È inequivocabile che questa crisi ha comportato delle conseguenze molto negative dal punto di vista dell'economia. Quindi, però ovviamente quando si mette sul piatto della bilancia, da un lato la tutela della salute pubblica, dall'altro quella dell'economia, è chiaro che quella che deve soccombere l'economia a fronte di un bene primario qual è la vita umana. Però è impensabile che questo periodo possa protrarsi più a lungo, e quindi è fondamentale che il governo stanzi dei finanziamenti ad hoc, perché altrimenti così si rischia davvero di collassare.